Benvenuti al TGR News, apriamo parlando di liberalizzazione. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Catricalà, ha annunciato per il 20 gennaio l'approvazione del decreto in materia di liberalizzazione. Il provvedimento prevede cambiamenti per farmacie e notai, ma interverrà su tutti i settori, l'energia, probabilmente anche i taxi, le ferrovie, i servizi pubblici locali, compresa l'acqua, i servizi finanziari e le professioni. Sui carburanti l'obiettivo è permettere la vendita al di fuori dei rapporti di esclusiva e osteggiare i petrolieri. Più probabilmente l'ampliamento della possibilità di vendere altri prodotti insieme a benzina e gasolio e l'introduzione di stazioni di servizio interamente automatizzate. Secondo Catricalà, invece, la separazione completa di Snam, Rete Gas dell'Eni, non è priorità, mentre ci sono altri modi per intervenire sul prezzo a vantaggio dei consumatori. Oggi nella biblioteca Giovanni Spadolini del Senato, l'Associazione regionale dei farmacisti del Lazio, ha organizzato il convegno La farmacia tra regole e mercato, quale futuro, per discutere della situazione del settore dopo il varo della manovra economica. Vediamo il servizio. In Italia, secondo dati recenti, sono 17.215 le farmacie sul territorio, una ogni 3.341 abitanti. La grande maggioranza delle farmacie italiane, circa 16.000, è rappresentata da farmacie private, ottenute da concorso e poi diventate di proprietà del farmacista, mentre 1.500 sono farmacie comunali. Nel nostro paese sono anche presenti 3.872 parafarmacie. L'avanti tutta sulla liberalizzazione intrapresa dal governo Monti ha aperto un dibattito tra gli operatori del settore farmaceutico. Oggi al convegno La farmacia tra regole e mercato, quale futuro, organizzata nella biblioteca Giovanni Spadolini del Senato dall'Associazione regionale dei farmacisti del Lazio, sono state lanciate dai relatori numerose proposte, tra cui aprire un tavolo di lavoro con tutti gli attori coinvolti per iniziare un percorso di riforma del sistema farmacie fondato sulla revisione della pianta organica, sulla rimodulazione del numero di abitanti per esercizio e sulla semplificazione delle procedure concorsuali che ne consentano l'apertura di nuove in pochi mesi. Ci stiamo muovendo per assolutamente andare verso un ammodernamento, ma che vada per una farmacia che dà sempre più servizi, per una farmacia che è sempre di qualità perché la gente ci premia. E se liberalizzazione vuol dire diminuzione anche dei prezzi, la manovra Monti ha previsto la liberalizzazione del prezzo di farmaci di fascia C, quindi anche la farmacia, anzi la farmacia, farà una politica di prezzo sui farmaci di fascia C. Noi siamo convinti che questa professione che ha 800 anni e che è schierata dalla parte del cittadino da sempre meriti una considerazione nel momento in cui si va a affrontare un tema così vicino alla gente, cioè quello della salute. Il farmaco sicuramente non è una merce, sicuramente non può essere incentivato nell'uso e credo che in questo senso l'operatività del farmacista quotidiana tutti i giorni consenta di garantirci un posto per dire con serenità e pacatezza la posizione nostra e gli interventi che noi vogliamo fare per ammodernare il sistema. Il sistema va sicuramente ammodernato, va sicuramente aperto, ma io non penso che nel caso dei farmaci sia giusto parlare di una liberalizzazione.